nuova fitta supera con merito 1-0 Vissimisano e torna in solitaria alla guida del girone H di prima categoria. Fabbri conferma la difesa 3 avanzando Frabuoni a supporto di Stefanelli per l'assenza dell'infortunato Radici. L'under Mamutai opera come mezzala destra del 3-5-2. Il Vissimisano risponde con i 4-3-2-1 con Benedetti e Meluzzi a supporto di Urbinati. Dopo un paio di tiri senza particolare mordente di Gore e Mamutai, sono gli ospiti a mettere sotto pressione l'avversario. Al sesto Lauro allarga Imola sulla sinistra e cross sul secondo palo deve essere solo spinto in rete da Benedetti, che però manca la deviazione vincente. Il Nuova Fete soffre nella prima parte della frazione, ma con il passare dei minuti conquista campo, recriminando al 30° quando Cupi viene vistosamente trattenuto in area da Silghini sul corner battuto da Frabuoni. Il replay di Elisa Drudi ci mostra la trattenuta vistosa. Dalla rimessa, Frabuoni viene servito, si gira ma centra l'esterno della rete. 5 minuti dopo, la più grande occasione del primo tempo capita a Benedetti, servito in solitaria al limite dell'area, l'esterno del Misano calcia di sinistro, alto, sopra la traversa, graziando in questo caso Emanuele Semprini. Nella ripresa, un gran tiro di Frabuoni viene ribattuto subito dall'attento Valentini. È un calcio piazzato comunque a regalare un brivido alle due tifoserie. Al 57° Frabuoni calcia con il mancino cercando il palo del portiere, una deviazione costringe Valentini ad un balzo, non certamente facile. Al 70° Cupi ha la palla del vantaggio sul destro, decisivo l'intervento in questo caso del difensore Imola, tra i migliori in campo, a murallo. L'esterno ci prensa allora sul calcio piazzato, al 73° Frabuoni pennella da corner, Cupi di testa mette incredibilmente a lato. All'81° Frabuoni calcia una punizione da 35 metri, l'insidiosa traiettoria non trova deviazioni, costringendo Valentini a un volo per deviare in corner il pallone insidioso. Dalla bandierina Frabuoni conferma di aver ritrovato la precisione dei giorni migliori, mettendo sulla testa di Stefanelli un pallone che l'attaccante capitalizza nel migliore dei modi, superando l'incolpevole Valentini. Pregevole il movimento a smarcarsi dell'attaccante sammarinese, già decisivo nella vittoria per 1-0 sul Granata. Oltre a Stefanelli, l'eroe di giornata è il portiere Emanuele Semprini, che proprio al 90° evita il pareggio. Meluzzi allarga a sinistra per il solito Imola, che serve al centro Matteo Semprini, tutto solo. L'attaccante controlla e calcia di sinistro da posizione decentrata, ma l'omonimo portiere di Nuova Fetea si distende con un grande riflesso deviando il tiro in corner. La gara si chiude dopo 6 minuti di recupero con il doppio giallo per Diletti. Il Nuova Fetea vola a questo punto in vetta alla classifica dopo aver rispecchiato una vecchia legge del calcio. Vince chi è il centravanti che segna, in questo caso Stefanelli, e il portiere che para, in questo caso Semprini.